Salve a tutti ragazzi, qui è DJ Salva97 che parla, eccoci qui in un nuovo video dedicato a Farming Simulator 2015. In questo video vi dirò quando uscirà, perché ho trovato la data di uscita tramite il sito ufficiale, vi dirò su che piattaforma uscirà, i requisiti, i veicoli e una breve descrizione. Bene, andiamo dritti al punto. Allora, il gioco Farming Simulator 2015 uscirà ufficialmente il 30 ottobre nelle piattaforme personal computer PC. Sul computer, chi vuole comprarlo prima può fare il preordine tramite sempre andando nella pagina originale di Farming Simulator. Andate su www.farmingsimulator.com, dovete andare nella sezione Games. Nella sezione Games vi comparirà una serie di immaginette di YouTube che adesso vi faccio vedere. Come vedete esce questo, no? Vedete che c'è scritto qua preordina nella sezione giochi, oppure potete trovarlo anche nella sezione News, no? Come vedete qua fanno vedere i video che ho detto prima, no? Vedi? Fammi il trailer e poi c'è scritto qua preordina Farming Simulator 2015 ora, però alla fine è ancora una pagina, è sempre la stessa, no? Poi, come vedete, proprio c'è scritto che all'inizio dell'anno prossimo 2000, il gioco sarà compatibile. Usciranno le versioni per la PlayStation 4, per Xbox One, per la PlayStation 3 e Xbox 360. Ovviamente, il Mac fa parte del computer, del PC, che Mac e Windows sono. Ecco. Andiamo avanti. Come vedete, qua c'è un'altra finestra che dice di sco che scopre il nu la nuova attività del taglio della legna, con sullo sfondo il nostro Ponce Scorpion King. Come vedete qua, 140 sono aumentati i veicoli, come vedete 140 veicoli autentici proprio di marca. Poi vabbè, qua gli animali sono sempre quelli stessi. Più sono state aumentate i marchi, come vedete io vedo qua altri nuovi marchi, c'è dentro la Man che ha dei camion. Poi altri nuovi ce ne sono, questo mi sembra, la Ponce, la Case, ce ne sono molti, e dopo beh, questo qui lasciate perdere perché è l'ultima pagina che è. Comunque, mentre invece per chi vuole comprarlo in anticipo può andare in questa pagina qui, come vedete, adesso traduco. Vabbè, comunque ve lo spiego io. Cioè, Farming Simulator 2015, come si dice? La copertina è in inglese, come dice qua, Windows English vuol dire la finestra, la copertina del gioco è in inglese, però all'interno non è che, non è che cambi tanto. Comunque le lingue della versione download, o anche della versione download e della versione DVD, sono inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, portoghese, turco, russo, giapponese, cinese, coreano, ceco, polacco. Allora, queste sono le due versioni del gioco, no? Se volete comprare il DVD, proprio questo cofanetto con dentro il DVD, potete andare tramite amazon.com e fare il preordine di quello che c'è scritto qua, il prezzo, non vi dico. Oppure bere la versione download, che in pratica tramite la tessera o il banco, il bonifico bancario, la carta elettronica o PayPal. Io diciamo che non ho nessuno di questi perché al momento non lo compro, però ho sentito dire in giro che PayPal è abbastanza sicuro, o anche Amazon, quindi fate come diciamo. Sentite il parere di qualcuno prima di fare acquisti a vuoto, perché dopo magari dopo magari il gioco non arriva. Download versione cosa vuol dire? Vuol dire che a posto del DVD che vi arriva il giorno in cui esce, praticamente, cioè il 30 ottobre, nel 30 ottobre vi arriva un link che in pratica da lì potete scaricare il gioco, no? Cioè scaricare proprio direttamente il gioco. In questo download versione, anche qua come vedete c'è su anche qui per il 2013, che è quello vecchio, però
Vabbè, in sintesi è così. Ok, qua vi faccio vedere i requisiti, no? Requisiti minimi per la versione Windows e Mac. Per la versione Windows bisogna avere Windows Vista 7 oppure 8, da Vista in su, anche se c'è qualcuno che ha già provato a usare il 9, usava neanche quello. 2 GHz di processore, scheda video Nvidia di queste marche qui, GeForce 8600, ATI Radeon HD 2006, con minimo 512 MB di VRAM. VRAM cosa vuol dire? VRAM vuol dire la RAM vincolata, cioè che nei nuovi computer c'è dentro sia la RAM che la VRAM. La VRAM in pratica è la RAM vincolata, come ho detto prima, scusate il doppio gioco. La VRAM in pratica è quella RAM che è legata alla scheda video, non è che si usa come RAM normale per usare il computer, fare i calcoli, eccetera, eccetera. La VRAM in pratica è la RAM dedicata ai giochi. Poi 2 GB di RAM normali per trasferimento dati, 3 GB di hard disk. Questa qua, la sound card, la scheda del suono che ce l'hanno tutti, il driver del DVD-ROM, cioè il lettore DVD. Per invece la versione Mac, qua c'è su Mac OS X 10.7.1, 10.8.1, 10.9, eccetera, eccetera, quindi in su 2 GHz di CPU, o meglio, Nvidia GeForce 8600, quelle robe lì, con sempre la stessa memoria di VRAM, uguale anche questo e questo. Bene, mentre invece per i veicoli, vi faccio vedere, sono sempre qua, però come vedete qua ci sono molti veicoli, tipo qua c'è la Amazon, c'è, come vedete qua sotto vi caricano le pagine del... Vi caricano la pagina i materiali che ci sono dentro, quindi c'è l'aratro, i cosi della botte, pure Arcusin, che vi fanno vedere che c'è il caricaballe, no? Questo qui. Oppure, vi faccio vedere Bergamon. Bergamon è il carico del foraggio. Vedete? Lo spandiletame, vedete questi qui. Di marche nuove vedo che c'è dentro la Brandter, che è questo camioncino qui piccolino. La Buer è il famoso trattore, sì, ecco quello normale, quello che c'era prima. C'è dentro la Capello, che è una marca nuova, l'ho scoperta anche io. Ci sono le cose per le barre per tagliare il mais. Poi la Case, vedete qua c'è dentro il trattore Case Puma, il Case Magnum 380, il Case Quadratic, che è quello vecchio, è quello del 2013, le due nuove di Trebbie. Le barre è apposta. Poi c'è la Downcon, un'altra nuova marca, che è il coso per mettere sulle piante e poi seminare. La Deutz-Fahr, ci sono dentro i due trattori Agrostar e il 7250, che è quello che è famoso, questo qua è quello che va a 60 all'ora tra di più di tutti. Poi qui questa cos'è, la Fiegel, che fa dei rimorchi, come vedete, rimorchio questo qui, rimorchio della legna, rimorchio del liquame, rimorchio dei mezzi, rimorchio delle balle, eccetera. FSI è un'altra nuova marca, che è questo qui, penso che sia una specie di qualcosa che ha a che fare per la legna. Grimme sono le MT3, Horsche, Hurlimann, Husqvarna, come vedete Husqvarna, c'è dentro la motosega. Questa è una nuova novità, che c'è dentro la motosega nel proprio la motosega reale. Poi Jens, che è la macchina, quella dove truci dagli alberi. C'è dentro la Johnsered, che è un'altra motosega, meglio, meglio. C'è dentro la Karcher, che dovrebbe essere il nuovo pressurizzatore, quello per pulire le macchine. Crockerling, l'aratro, che è quello che ho visto nel 2014. Queste sono dei cosi per le botti. Crampe, Agroliner penso che siano dei rimorchi ancora, sì, come posso vedere. Crone, le mie T-Trebbie, sì, questo è il rimorchio, sì. C'è la Lamborghini, trattori, c'è dentro il Match 230 VRT, che è quello nuovo. Lemken, saranno ancora degli aratri, sì. Lieber, c'è dentro la nuova Lieber,
che è la marca dei macchine edili, come vedete c'è il Merlo, la Ruspa, l'Indar è il famoso vecchio Trattori, già tra il 94, Lizard è il centro, Lizard era la marca se non sbaglio nel 2013 era il caricatore di balle, se non sbaglio, qua c'è dentro, qui abbiamo molta roba, c'è dentro la Bill, la Jeep, le varie forche, come vedete, quella per le balle, per i tronchi, per le tame, ci sono i rimorchi dell'acqua e della benzina. Poi c'è dentro la Man, un'altra nuova marca, c'è dentro la Man, che vi faccio vedere che c'è dentro la motrice, c'è dentro la motrice, bene, bene, la Asher, c'è dentro la carabotte, MC Unlock, è un'altra motosega, buono, buono, quindi vuol dire che tagliamo di brutto. La New Holland è un'altra nuova marca, dove ci sono dentro trattori, tutti i tipi, questi tipi di trattori, quello piccolino, quello con i cingoli, ecco, c'è dentro anche la Metitrebbia, ecco, lei era la cotta delle balle, eccetera, eccetera. Comunque visitatelo, non sto lì a farvi vedere tutti, sto passando velocemente perché altrimenti dopo non riesco più a stare dentro nei tempi. Ciao, qua c'è il Ponse, poi c'è la Same, questa qui è una nuova marca che ho visto anche io, c'è dentro la Metitrebbia, questo qui, ah, guardate qua! Questo qui è un rimorchio modello nuovo per la legna. Poi cosa c'è dentro? Ci sono dentro due trattori. La Steumann, cosa sono? Rimorchi? La Stoll, cosa sono? Sono ancora delle barre, sì, balle, balle, le barre, barre, altro che balle, barre sono, non ricordo bene. I pesi, cos'è questo? Sono dei rimorchi. La Urus sono i trattori, sì, trattore, rimorchio, questo qui cosa sono? Imballatrici. Aratri, e questa qui cosa sono? Ancora aratri, bene. Vedete, ce ne sono abbastanza di cosi. Niente, aspettiamo il 30 ottobre quando uscirà, che chi l'avrà comprato e farà tetro gli arriverà a casa oppure la versione download. E io intanto aspetto perché non so se sono deciso a comprarlo o magari se riesco a trovare il modo di scaricarlo e fare la famosa procedura di attivazione, niente. Bene, diciamo che per questo è tutto e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao.